Serve una mobilitazione forte a Palermo per far capire in particolare alla politica regionale che non è più il tempo di tergiversare. Questa mattina al presidio degli agricoltori con successivo corteo a Ragusa era presente anche il parlamentare regionale Nello Di Pasquale. Queste sono le riflessioni che l'esponente Dem ha affidato ai nostri microfoni. Il problema è proprio questo, ma io l'ho detto anche qualche giorno fa in un intervento che ho fatto pubblico nel mio comunicato stampa, dove si aspettano le risposte intanto da Palermo. Loro invece utilizzano una strategia che è quella di no, il problema è solamente europeo, la regione, lo Stato non devono fare ben poco, e questo non è vero. La politica agricola in Sicilia è stata sempre innanzitutto regionale, ci sono cose che la regione può e deve fare. Faccio degli esempi: è possibile fare una finanziaria, impegnare mezzo miliardo di lire e non mettere risorse per i danni che si sono subiti sia con Atos oppure con il ciclone che c'è stato nel febbraio del 2023? Perché non dimentichiamo che poi alla fine a questi nostri allevatori, dagli agricoltori, dalla regione sono arrivate briciole, sono arrivate pochissime risorse, e la prima cosa che bisognerebbe fare, che dovrebbe fare la regione siciliana incontrandoli, perché li ha incontrati una volta, dopodiché sono scomparsi, è dire da oggi, cioè, noi avremo un'attenzione particolare nel comparto agricolo e zootecnico, non ci sarà finanziaria se non ci sarà almeno il 10% di risorse rivolte alla l'agricoltura e la zootecnia. Si risolveranno i problemi dell'agricoltura e della zootecnia? Ovviamente no, perché poi ci sono altre battaglie da fare, ma intanto la regione deve fare la sua parte. Loro non solo non li stanno seguendo, non solo non gli danno la possibilità di essere veramente ascoltati, ma poi immediatamente fanno come a Ponzio Pilato: no, noi non ne sappiamo nulla, il problema è l'Europa. Io penso che questa manifestazione e queste manifestazioni si debbano spostare a Palermo. Si debbano spostare a Palermo, e Piazza dell'Indipendenza deve conoscere i trattori, solo così, pacifici, con garbo, con grande educazione come sanno fare, però solo così si possono dare una svegliata e intanto fare la loro parte, perché l'altro ruolo che ha Palermo è il ruolo politico, che le deve fare le battaglie a Roma e a Bruxelles, gli allevatori, deve essere in primis il presidente della regione siciliana, cioè se ne stanno lavando le mani e sbagliano.